a garantire lo stesso ente locale, ma soprattutto i cittadini e la filiera istituzionale circa l'attività amministrativa propria dell'ente locale. Devo dire che visto questa amministrazione aveva già un proprio regolamento di controlli interni attraverso la delibera integra il precedente regolamento sui controlli interni, perché questo comune era è già dotato di opera e quindi organo di regolarità amministrativa, è già dotato per legge dei divisori del collegio di istituti, così come del numero di valutazione che oggi si chiama organismo interno di valutazione fuori. Sia la Giunta che il Consiglio non si possono
fa il monitoraggio sugli individui, responsabilizzando in particolare quelle che sono le funzioni proprie delle dirigenze del settore interno. L'altra diciamo novità, questa novità assoluta che non era prevista nel vecchio regolamento sul sistema dei controlli, che dove già in essere e approvato dalla Commissione straordinaria, è il controllo strategico. Che cos'è il controllo strategico? Si cerca di mettere anche qui al sistema, intorno alla parola sistema, di mettere al sistema quello che è diciamo, gli elementi fondamentali, i documenti fondamentali di ogni amministrazione, il piano di mandato del sindaco, la relazione previsionale che è programmatica triennale del bilancio e così come gli altri, tutti gli atti di programmazione fino ad arrivare al vecchio. E quindi il controllo sulla strategia del vecchio avviene dal mandato del sindaco e quindi quella che è stata poi la situazione che il sindaco ha fatto dopo gli insediamenti sugli obiettivi di questa amministrazione, che vengono poi tradotti ogni anno nella relazione previsionale programmatica e che poi vengono esplicitati come strumento operativo nel tempo. Il controllo strategico viene sempre esercitato poi dal segretario generale, ma anche attraverso organismi interni di valutazione, è un controllo poi senza la strategia di questa amministrazione, di questo ente locale, sta diciamo, producendo i risultati diciamo, sperati. Giusto anche 30 secondi sul controllo delle società partecipate. Controllo che noi diciamo, di fatto già esercitiamo in commissione sia a bilancio che a fare istituzionale, che era anche passata diciamo, una delibera di giunta di proposta al Consiglio sul regolamento sui controlli NAOS. Gracias.